Presidente, per favore, colleghi, senatore, senatore Menia, Presidente, ringrazio. Ringrazio anche l'intervento del senatore che mi ha preceduto, perché mi dà l'opportunità di ripristinare la verità storica, e anche di ricordare una figura, quella di Pino Rauti, che in questi giorni viene non solo in quest'aula, ma anche da autorevoli quotidiani nazionali e locali viene diffamata, dileggiata. Io voglio ricordare a onor di verità che Pino Rauti ha disciolto il Centro Studi Ordine Nuovo prima di entrare nel Movimento Sociale Italiano nel 1969. La storia del movimento politico Ordine Nuovo è successiva e non c'entra nulla con Pino Rauti, che ha sempre condannato con fermezza il terrorismo. È come se si dicesse che io, perché ho militato nel Fronte della Gioventù, ho qualcosa a che fare col Fronte della Gioventù Comunista, che anche in questi giorni manifesta la propria intolleranza in ogni occasione. È stato più volte parlamentare nazionale ed europeo. E allora infangare la memoria di chi ha subito processi interminabili, dimostrando la propria innocenza dopo 3 gradi di giudizio, è, diciamolo, che se non fosse per un esponente della destra politica sarebbe ricordato come un perseguitato politico in quest'aula, non come un criminale. Io sono stato onorato di averlo conosciuto personalmente e ricordo un uomo di straordinaria intelligenza, di grande cultura e di enorme sensibilità, e in particolare proprio per i più deboli. Teorizzava persino il superamento delle categorie di destra e di sinistra, invitando i giovani a guardare oltre, ad andare oltre. E allora, che l'indignazione per l'intitolazione di un circolo di Fratelli d'Italia arrivi proprio da esponenti della sinistra. Proprio voi che nelle città che avete governato e che continuate a governare tollerate che ci siano strade, piazze, statue intitolate a Stalin, a Lenin, all'Unione Sovietica. Proprio voi che non dite una parola perché venga tolta quell'odiosa decorazione che è la più alta onorificenza di questo Stato, che è stata data a Joseph Broz Tito, il maresciallo Tito, l'infoibatore degli italiani. E non dite nulla perché venga tolta questa intitolazione, che è la più grande onorificenza. Concluda. Beh, concludo allora facendo 2 inviti. Uno lo faccio alla sinistra, chiedendo che la smettano di fare la caccia alle streghe, i Ghostbusters, i fantasmi, ce li avete a casa vostra. Cominciate a ripulire la toponomastica delle città dove governate. E allora sì, potremmo dire anche noi che avete rotto i legami con quell'odiosa dittatura che ha insanguinato non solo il Novecento, ma che continua a insanguinare anche questo secolo e questo millennio che si chiama comunismo. E il secondo invito lo faccio invece alla mia comunità politica e alla collega senatrice e sottosegretario di Stato Isabella Rauti. Continui a camminare a testa alta e con fierezza, Isabella. Continua a camminare, senatore, concluda, per la tua comunità politica e anche per il cognome che porti.